Canale Spazio Eventi On Air. Ed eccoci qua rientrati in studio, studio 1 di RonellaRadio.it, terza pagina, 18 maggio 2020, 18:14, 39 secondi in questo momento. Abbiamo in collegamento il primo artista di questo primo giro di boa di questa puntata di oggi e diamo il benvenuto a... attenzione, a Isadona. Buonasera a te e buonasera a voi, Andrea e Anna, giusto? Ciao Dario e Anna, scusami. Ciao a tutti, Dario. Dario, sì, ciao. Eccoci qua, Dario, buonasera, grazie per il nostro invito, grazie a te di essere qui con noi. Allora, io ho letto il mio comunicato stampa e ho questo nuovo singolo in radio, negli store, digital store, per descrivere con ironia e leggerezza l'esperienza di questa quarantena. E avete chiamato questo singolo Quarantenni in quarantena. Beh, a questo punto ascoltiamo cosa, cioè siamo curiosi, io qui e Sandra. Sì, raccontateci un attimino di questo singolo. Sì, allora, è un singolo che è nato in modo abbastanza estemporaneo, ovviamente durante questo periodo di quarantena che abbiamo dovuto affrontare tutti, tutto sommato stiamo ancora affrontando. E, l'idea era di, diciamo, raccontare con in modo un po' ironico, un po' diciamo leggero, quelli che sono, insomma, le situazioni in cui ci siamo trovati probabilmente tutti noi in questo periodo, ecco, situazioni un po' nuove, quindi insomma ci siamo trovati a magari fare attività fisica un po' in maniera un po' improvvisata, in situazioni del genere, ecco, gestire il lavoro da casa, anche nel nostro caso poi con i bambini, diciamo, che ovviamente facevano di tutto per impedirci di lavorare normalmente, quindi appunto l'idea è nata un po' da questo. Proprio fatta apposta, quarantenni in quarantena proprio. Sì, quarantenni, perché in realtà tra l'altro l'età media in questo momento dei due componenti del gruppo, che siamo io e Anna, appunto è proprio 40 anni, quindi... Vedo che Anna è voce, poi tratta anche i sintonizzatori, chitarra, cori, e tu ti occupi voce, chitarra e basso. Questo, sì, diciamo, sì, è il, sì, diciamo, il gruppo, il duo, esatto, duo, sì, electro, diciamo, electro pop. Io ho visto il video, comunque complimenti, ho ascoltato anche il brano. Ah, grazie. Sì, diciamo che appunto strumentalmente siamo abbastanza intercambiabili, diciamo, a seconda dei brani, a seconda adesso in questo caso, diciamo, le voci sono entrambe abbastanza presenti in questo brano, in quarantena. Bene, Sandra, curiosità per Dario. Allora, intanto io volevo fare i complimenti perché non vi conoscevo e oggi sono andata chiaramente a cercarvi e invito tutti quanti a farlo, perché il vostro video è veramente una chicca nel panorama dei video che girano. Allora, a parte, grazie, diciamo, la preparazione chiaramente musicale, perché siete dei musicisti ottimi, però l'approccio su questa situazione quotidiana, ormai insomma ci vede protagonisti un po' tutti, è sì ironica e leggera, ma rispecchia veramente la vita di tutti, no? Io ho guardato appunto il video dove tu fai lavori, no? in boxer, praticamente in giacca. Allora, questa cosa io fa sorridere, ma è la realtà, cioè è stato questo la nostra quarantena, perché io ho avuto ragazzi che hanno fatto la tesi online, avevano le pantofole sotto, insomma, no? Quindi questo perché è stato veramente una fotografia di questo periodo. Siete stati bravissimi, perché nonostante insomma il problema, che comunque reale, che ha colpito tutti quanti, avete fatto comunque sorridere, quindi devo dire che insomma, ecco, io sono rimasta molto molto colpita da questa cosa, mi sono divertita anche, e quindi di questo insomma volevo farvi complimenti, ecco, invitare tutti a... Grazie. E un'altra curiosità mia personale è, volevo chiedervi quando nascete voi come musicisti, perché io ho visto che insomma sono anni che voi suonate, no? Quindi sì. Però insomma...
Scusa, sento solo la voce che va un po' a scatti, quindi ogni tanto non... sì, comunque noi nasciamo, diciamo, Ian, siamo compagni nella vita, mm-hmm. oltre che, come si intuirà probabilmente sì, nel sì, video, certo. nella vita oltre che nella musica. E, diciamo, abbiamo iniziato a fare delle cose insieme nel 2010, con dei brani, diciamo, dance, prevalentemente, diciamo, dance, che avevamo poi trovato anche alcuni canali di distribuzione abbastanza interessanti. E poi, diciamo, abbiamo portato avanti alcuni altri progetti, sempre o noi due o, diciamo, con la collaborazione di altri musicisti, e adesso i Sedona, diciamo, quello di Sedona è un, chiamiamolo, progetto che è nato nel 2018, quando è uscito il nostro primo album, e già da allora, ecco, insomma, ci siamo presentati in due, io e Anna, e appunto col primo album, che si chiamava Verba Manet, quindi okay. Diciamo, come Sedona nasciamo nel 2018. Ok, il nome del vostro gruppo ha un significato? Perdonami, non... Sì, sì, Sedona è una città dell'Arizona dove siamo stati, e, diciamo, in realtà è una città abbastanza particolare perché è conosciuta per, diciamo, avvistamenti, allievi e cose del genere, siccome è un argomento che, diciamo, ci ha sempre incuriosito, e tra l'altro l'abbiamo visitata proprio in un tour che avevamo fatto, tour ovviamente turistico, diciamo, che avevamo fatto insieme nel 2014, credo, è proprio dedicata a quello, cioè, insomma, avevamo voluto visitare alcuni posti dove appunto erano conosciuti, diciamo così, per questo motivo, per l'avvistamento alieni e cose del genere, tra cui per esempio la famosa Roswell, dove c'è stato il primo avvistamento, insomma, negli anni 50, e da lì, insomma, ci è piaciuto, esatto, il posto, e quindi abbiamo deciso di chiamarci in questo modo, ecco. Ok, quindi ascoltiamo il brano? Adesso, a breve, io ho un'altra curiosità, ecco, okay. Visto che sono Alessandro, Dario, quindi allora, visto che la vostra vena è una, diciamo, per quanto riguarda la musica, è electro pop rock, ok, qual è il punto vostro di riferimento come gruppo, come solista, in questo affascinante mondo del rock? Guarda, se parliamo di rock, sicuramente la band che, diciamo, di riferimento nostra, che ci ha fatto incontrare, sono stati gli Oasis, che ci ha fatto incontrare anche proprio a livello personale, nel senso che noi ci siamo conosciuti perché in quel caso suonavo in una band che faceva appunto cover degli Oasis, e lei è venuta a sentirci, e quindi nasciamo da quel, diciamo, sul piano rock la nostra band di riferimento è quella, però, diciamo, invece, per quanto riguarda la parte electro, ci sono tutto, ovviamente, una serie di band come, non so, c'è Division, Depeche Mode, o in Italia i Subsonica, diciamo, ecco, insomma, quindi band, ci stiamo un po' sempre ispirati a band di questo tipo, ecco, insomma. Bene, bene, bene. Allora, a questo punto io ti ringrazio ancora di essere stato qui con noi a Terza Pagina, nuovo programma, veramente qualcosa di incredibile, perché grazie a tutti coloro che ci seguono, ci scrivono, e grazie a voi, i Sedona, e ora ascoltiamo il nuovo singolo dei Sedona, Quarantenni in Quarantena. Ciao Dario! Ciao, grazie mille, ciao.